Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Due avvertenze per questo video: prendete i popcorn e prendetevi una bella bottiglia d'acqua per mandare giù eventuali residui di popcorn che potrebbero rimanere incastrati qua in gola mentre ridete. Perché facciamo veramente un salto nel passato all'anno scorso, quando la Juventus ingaggiò Douglas Costa in prestito con diritto di riscatto. Come ben sapete, l'abbiamo riscattato, era una cosa banale, non mi andava di fare un video e dirvi: Juve riscatterà Douglas Costa, perché veramente è come dire: se voi accendete la manopola dell'acqua calda, uscirà l'acqua calda. Era più o meno scontata in questa maniera. Quindi veramente vi riporto un anno addietro, preparate il tutto e partiamo subito a bomba. Col primo post, che ovviamente non poteva che riguardare il buon Ziliani, che scrive: Ancelotti alla notizia di Douglas Costa, venduto alla Juve per 46 milioni. 6 di prestito, 40 l'anno prossimo. Che poi 40 sono anche rateizzabili. Ragazzi, però cosa si può pretendere ad uno che sta facendo il corso per allenatore? Guardate questa foto, vediamo appunto Ziliani che sta facendo il corso per fare l'allenatore. Ah, c'era un errore, scusate, era Paulino Montero, Bonera, che poi non capisco perché ogni volta che si parla di Ziliani venga messo in mezzo Montero. E io non ne capisco veramente la correlazione. Comunque, passiamo invece al prossimo post, che veramente questo fa ridere. Sconcerti, Douglas Costa non sa giocare a calcio. Ragazzi, cosa volete dire sconcerti? Sconcerti era uno che lavorava in Sky, che era il top del top sul calcio, trasmissioni calcistiche, ed è passato alla Rai, un po' come scendere dalla Ferrari per andare con un monopattino, più o meno alla stessa maniera, no? Però ragazzi, non prendete per il culo Sconcerti, è vecchio. Siamo al prossimo. Ovviamente Tancredi Palmieri, che dice: costato più Douglas Costa che James Rodriguez. Giusto così? Calcolando due ipotetici anni di prestito, più il riscatto, più il salario lordo, Douglas Costa costerebbe 14 milioni di euro in più di James Rodriguez. Ma si vede che ti fa Inter. Ha veramente quella forma mentis là. Il buon Tancredi Palmieri, ragazzi, c'è poco da fare. Sono veramente così. E ci sta. Ci sta. Parte le cazzate, mi auguro che queste persone vi abbiano fatto ridere, ma vi do un consiglio, cioè almeno quello che io faccio quando parlo di calciomercato, generalmente non per paura o per poca conoscenza. Ci sono dei giocatori che conosco e magari ti sbilanci. Douglas Costa era stato uno di questi, ma ci sono dei giocatori che magari vengono da un periodo cattivo, che magari messi in un ambiente nuovo possono veramente rendere nuovamente, un po' come De Sciglio, ma non solo. È piena veramente la storia di casi calcistici simili, di giocatori che sono in calo, cambiano completamente ambiente e riescono veramente a rinascere. Io evito di dare giudizi definitivi sui giocatori durante il calciomercato. Tento di valutarne quelle che sono le opportunità a livello economico, con quelle veramente, con le potenzialità che può esprimere quel giocatore, ma non vado mai là a dare sentenze definitive. Questi qua, che dovrebbero essere conoscitori, influencer del calcio, che vengono pagati per dire queste minchiate, non ne pagano mai le conseguenze, e quindi è giusto che io su YouTube, col mio piccolo pubblico con cui mi ritrovo, con un pubblico affezionatissimo e vi ringrazio uno per uno, è il caso forse che condivida, no? Tanto per far capire quello che è il livello della conoscenza del calcio tra gli addetti ai lavori. Ragazzi, ci vediamo domani, solita ora, sprizzi in mano, 19, colpo gobbo su YouTube, fate i bravi e fino alla fine. Forza Juventus!